Il mostro è nascosto nell'erba. Tu non lo vedi, ma è lì, le zampe in avanti, pronto a colpire la sua prossima vittima innocente. Oh beh, si trova in un campo da football, quindi farà meglio ripararsi la testa. Dopotutto è una minuscola zecca. Ma non avendo idea di dove si trovi, se ne resta lì sotto il suo filo d'erba a braccia aperte. Nel suo mondo equivale a stare in agguato. Ma vediamola più da vicino. Musica da brivido, maestro? Prego. Quello che fa una zecca è annusare i dintorni fino all'ultimo dettaglio. Ha fame e vuole te per pranzo. Avvicinati su. Avanti. Ancora un po' ed ecco che... ci siamo! Il parassita ti ha teso una trappola e non perde tempo. Sta già scalando velocemente la tua gamba. Le zecche sono tra gli insetti più temuti e sono dovunque. Nei parchi cittadini, così come nel giardino di casa tua. Certo, è difficile vederle ad occhio nudo zampettare sui muri di casa, ma aspetta, eccone una, proprio lì. Fai uno zoom, ecco la piccola intrusa. Sembra proprio una zecca, ma ingrandiamo ancora. Ecco, così va meglio. Ma guarda, non è affatto una zecca, è solo un ragno. Anzi, un ragno granchio. Nome scientifico Xysticus, se vuoi vantarti. Ne esistono tante specie di ogni colore e forma, vedrai. Il nostro amichetto qui è marrone. Lo puoi riconoscere molto facilmente perché ha le zampe anteriori più lunghe di quelle posteriori. Un po' come un granchio, già. Deve averlo notato anche lo scienziato che gli ha dato il nome. Avrà notato di sicuro anche il modo in cui si muove, spostandosi di lato, proprio come i granchi. A prima vista sembra proprio una zecca. Così da vicino si nota che, come tutti i ragni, il nostro amico ha il corpo diviso in due sezioni. Tecnicamente i ragni non sono insetti, hanno una classe tutta per loro, gli aracnidi, ma per comodità continuiamo a chiamarli ragni. Una zecca ha il corpo tutto d'un pezzo, vagamente triangolare e appiattito, almeno prima di gonfiarsi dopo pranzo. Ora, prendi una lente di ingrandimento e guarda bene. Il ragno granchio ha 8 occhi, le zecche nessuno. Il loro mondo non è fatto di immagini, ma di odori. Strano, lo so, ma ognuno fa a modo suo. Le zecche sono parassiti e si nutrono del sangue di qualsiasi animale, esseri umani inclusi. Al ragno granchio il tuo sangue non interessa, a lui interessano altri insetti dentro casa tua. Quindi, se noti che in casa tua ce ne sono diversi, significa che hanno cibo in abbondanza. Non offenderti per tutti quegli ospiti non invitati, non è colpa loro. Stanno solo dandosi da fare per procurarsi il pasto. Ma soprattutto non fare loro del male, possono esserti molto utili per tenere la casa pulita. Questi ragni sono predatori attivi, ovvero si muovono alla ricerca della preda. Non attendono immobili nella loro tela senza far niente. Sì, vedova nera, dico a te. Va bene, forse è un po' esagerato. I ragni granchio, più che cacciare, stanno in agguato. La preda si avvicina, la ghermiscono con le lunghe zampe anteriori e buon appetito. Ecco perché ne esistono di tutti i colori. Quelli più colorati restano nascosti tra fiori e frutti. Quelli marroncini, invece, tendono a mimetizzarsi con rami e foglie sugli alberi. Anche i ragni granchio producono seta, ma non tessono ragnatele. Semplicemente non ne hanno bisogno. Ma ora la domanda da $1.000.000. Indossano buffi cappellini? No, volevo dire, sono velenosi? Certo che sì, ma sono troppo piccoli per rappresentare una minaccia per noi o i nostri amici a quattro zampe, niente paura. Tranne naturalmente nel caso di una specie particolare, il ragno granchio gigante. Meglio noto forse col nome di ragno cacciatore. Gigante, già, e anche molto, molto veloce. Lui sì che potrebbe farti male se ti mordesse, perciò farei meglio girare al largo. Corri, corri! C'è un insetto che sembra uscito da un esperimento tipo... Ok, prendiamo una farfalla e mettiamogli una testa d'alligatore, ma col corpo a forma di nocciolina. Perché no? Il suo nome scientifico è Fulgora laternaria, ma per chi ha meno immaginazione è nota come testa di nocciolina. Si tratta di un grosso insetto volante e per giunta emette una sorta di spray puzzolente per scacciar via i nemici. Quegli strani occhi disegnati sulle ali già non promettono niente di buono. In natura solo i più forti sopravvivono. Ma allora chi è piccolo e inerme come fa? Opzione numero 1. Passa la vita a nascondersi. Opzione numero 2. Si camuffa da re della foresta per mettere paura a tutti e essere lasciato in pace. Il bruco della falena sfinge ha scelto la seconda opzione. Non so bene perché la falena si chiami sfinge, ma di sicuro se arriva un predatore, il nostro bruco entra in modalità serpente.
Il bruco allunga la testa, un po' come fanno le tartarughe, cercando di somigliare alla testa di un serpente. Ha pure gli occhietti finti e tutto il resto. E si dà anche molto da fare. Striscia a destra e sinistra come un serpente. Qualunque predatore lo avesse preso di mira, a quel punto si sarà già allontanato per evitare grane. E ora torniamo ai ragni e pensa. Non hanno tutti un aspetto degno dei tuoi peggiori incubi. Agli Hawaii vive il ragno dalla faccia sorridente. La sua vera faccia non ha proprio nulla di allegro, davvero aracnide, ma il disegno che ha sul dorso di sicuro ricorda qualcuno che si sta svellicando dalle risate. Piccola curiosità, siamo qui per questo. Il sorriso può variare a seconda delle prede che il ragno cattura. Chissà quando qualcosa gli resta sullo stomaco che faccia fa. Ehi, attenzione, c'è un calabrone gigante in arrivo. Ah no, meno male, è solo un altro maestro dei travestimenti. Si tratta di una falena calabrone. Tranquilli, non punge. Questo insetto ha imparato ad imitare alla perfezione i movimenti in volo tipici del suo idolo, il calabrone. Con l'insetto foglia, la natura si è superata. Quasi indistinguibile da una vera foglia, fino al più minuscolo dettaglio. Ha persino macchioline scure sui bordi. E depone uova che somigliano a semi. Travestimento perfetto! Però, Houston, abbiamo un problema. Il nostro amico deve muoversi il meno possibile per tutta la vita. Se ne resta lì in attesa di una preda e quando la cattura deve sperare che nessun predatore faccia caso a lui. Ma ha pensato a tutto. Quando deve muoversi, l'insetto oscilla come una foglia che danza nel vento. Anche la mantide fantasma se la cava niente male con l'imitazione delle foglie. La sua specialità però sono le foglie secche. Il colore e la forma sono praticamente identici. La mantide ha un corpo molto sottile e il suo colore dipende da quanta acqua ci sia a disposizione nelle vicinanze del suo albero. In agguato, all'ombra del suo albero, nascosto, l'insetto è quasi del tutto invisibile. Va bene le foglie, ma ai rami ci ha pensato qualcuno? Ma certo, l'insetto stecco. Vive sugli alberi e passa la vita praticamente immobile. Forse stai pensando, sì ok carino, ma ne ho visti anche nel giardino di casa mia. Già, ma non hai visto la sua versione extra large. Può essere lungo quanto tutta la schiena. Altri insetti meno ambiziosi imitano delle umili spine. Probabilmente però sono tipi tosti. Gli insetti spina o insetti cavaliere la fanno semplice. Dicono, toccami e ti infilzo. Va bene, stai calmo, me ne vado. Per tenere a bada i nemici ha anche degli alleati. Tutti per uno e uno per tutti, questi insetti possono formare veri e propri rovi impenetrabili. Qualsiasi uccello predatore a quel punto avrà la saggezza di cercare altre prede meno battagliere. Scusate, ma chi ha dimenticato aperto il portale interdimensionale? Cosa sono questi mostri ora? No, sono terrestri quanto te e me, e per vederli con i tuoi occhi basta fare un giretto nel sud-est asiatico o in Australia. Ha un nome scientifico complicato, creato Notus Gangis, e quindi chiamiamola falena con i tentacoli, ok? Di solito però i tentacoli non li ha. Si tratta di una falena come tante, dopo tutto. O quasi. Quando arriva la stagione degli amori, il maschio sfodera le sue armi. Due enormi tentacoli pronti a cogliere l'attenzione delle femmine. Da quei tentacoli la falena maschio emette dei feromoni, cioè sostanze chimiche che attirano le femmine. E a quanto pare funziona. Buon per loro. Nel 2012 l'Università di Harvard ha catalogato 60 nuove specie di insetti scoperti nelle giungle del Suriname. Tra queste uno spiccava su tutti, per gli occhi e l'acconciatura. È stato soprannominato insetto troll per rendere almeno vagamente l'idea del suo aspetto. La sua chioma argentata in realtà serve a tenere alla larga i predatori e anche ad attutire l'impatto quando l'insetto cade da un ramo. Immagina di svegliarti al mattino e di fare colazione e poi uscire di casa. Ma anziché indossare i tuoi soliti vestiti, ti cospargi di toast, uova strapazzate e pancetta. Strano, eh? Aspetta, ora viene il bello. Mentre aspetti l'autobus, un uccello scende giù e cerca di afferrarti. Avrebbe senso se tu fossi un bruco di falena smeraldo. Famoso perché si attacca addosso petali di fiore per poi mangiarli. Capisci dove volevo arrivare ora? Se qualcuno dei petali gli cade di dosso, il bruco li rimpiazza immediatamente con altri. Se cerne seta per farli aderire al suo corpo. Che giornate questo piccoletto! Tutto il tempo a vestirsi e mangiarsi il vestito!